un anno e sei mesi a un tifoso della Fiorentina per la pacca sul sedere, in diretta TV però, a una giornalista però. Fu violenza sessuale. Ecco la sentenza. Vi ricordate di quella giornalista inviata di una emittente toscana diventata, suo malgrado, la protagonista di quel siparietto, per la verità un poco triste, avvenuto fuori dallo stadio di Empoli durante appunto quella trasmissione in diretta. Alquanto stupita, la giornalista fece presente all'uomo che no, non era proprio il caso, dovendo pure incassare il commento consolatorio del suo collega che era in studio. Ebbene, quella sentenza, come era logico, come era prevedibile, come sta accadendo, fa discutere. Lo ci si aspettava. Insomma, è uno di quei casi da avvocato guarienti, che del Foro di Verona, che alla nostra chiamata risponde subitissimo ubbidiente. Lo avremo tra di noi con grandissimo piacere subito dopo la sigla. Benvenuto dunque all'avvocato Guariente Guarenti, davvero di cuore avvocato. Buonasera. Grazie dell'invito. Allora, io ho presentato il tema in apertura, adesso su questo caso, su questa sentenza, mi aspetto veramente con grande curiosità di sentire lei cosa e come la pensa. Allora, apparentemente la pena sembra esagerata e sul piano, diciamo, non giuridico lo è. Però il giudice ha applicato la legge. Fino al 1996 c'era una normativa che divideva la violenza sessuale vera e propria dai cosiddetti atti di libidine violenta. C'erano due articoli ben suddivisi fra di loro e una giurisprudenza che diciamo, spiegava in che cosa consistesse esattamente la violenza sessuale rispetto agli atti di libidine violenta. Nel 1996 hanno diciamo, eliminato quei due articoli e hanno creato un articolo unico, l'articolo 609 bis, che sostituisce i due articoli precedenti, che erano il 519, violenza sessuale, e 521, atti di libidine violenta. La pena allora, nel caso di violenza sessuale, andava da 3 a 10 anni, con la riduzione di 2/3 per gli atti di libidine violenta, che comunque avevano una bella pena anche quelli, insomma. Eliminano questi due articoli, creano un articolo unico che parla di violenza sessuale. E quindi violenza sessuale è anche un toccamento rapido che colpisca una zona, chiamiamola erogena, del corpo di una persona, uomo o donna che sia. Quindi la pena, che è diventata una pena da 5 a 10 anni, con la possibilità di riduzione per i casi lievi, e il giudice ha ritenuto questo un caso lieve, fino a 2/3, cioè 2/3 di 5 anni, 2/3 di 10 anni, a seconda della scelta che il giudice fa. Quindi il giurista non si scandalizza, il giudice non si scandalizza, ovviamente chi non conosce questa normativa ritiene che un toccamento veloce, pur essendo un atto, chiamiamolo, sessuale, non merita una punizione così elevata, perché non dobbiamo dimenticare che oltre alla pena detentiva, sia pure condizionalmente sospesa a determinate condizioni, perché non è sospesa così semplicemente, questo soggetto ha subito una punizione terribile, deve tirar fuori, per avere, mi pare, la condizionale, 20.000 euro, 10.000 come risarcimento danni alla signora, alla giornalista, e 10.000 alla credo all'associazione all'ordine dei giornalisti in sede, mi pare, regionale.
Quindi un gesto del genere, per carità, poco gradevole, poco gradito, poco educato, a quest'uomo costa l'ira di Dio. Allora, senta avvocato, due obiezioni che faccio per semplicemente portare il contributo dei commenti che si possono leggere sui social, ma che si sono anche espressi sui giornali e giornaloni. Intanto, dal mondo femminile è venuta soprattutto questa obiezione, o meglio, questa affermazione. Le violenze sessuali sono ben altre, cioè nel timore che si confonda un gesto di quel tipo alla vera violenza sessuale. Secondo lei questo è giustificato dirlo? Lo si può legittimare oppure che cosa? Allora le dico, la giurisprudenza della Cassazione, io ho qui una sentenza che diciamo, conferma una serie di altre sentenze, che ha modificato, ha annullato una sentenza di un giudice di primo grado, dice in tema di violenza sessuale la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, saremmo nel caso nostro, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. La sentenza aveva ritenuto quel gesto, che doveva essere, era un toccamento proprio dei glutei, come molestia. Quindi una contravvenzione punita con una sanzione pecuniaria o un arresto in termini, mi pare, entro i 3 mesi, una cosa del genere. Ecco, quindi la Cassazione è orientata a ritenere violenza sessuale, sia pure di gradi, di in grado diverso, qualunque diciamo, comportamento che diciamo, arrivi a colpire, sia pure in modo superficiale, in modo rapidissimo, le zone, chiamiamole erogene del corpo di una persona, donna, ripeto, o uomo che sia, solo che gli uomini Ecco, lamentano. dopo sul discorso degli uomini potremo tornare. La seconda obiezione che emerge da parecchi commenti è la seguente: pena troppo severa soltanto perché si è trattato di un episodio televisivo. E quindi si dice: ne punisco uno per educarne 100. Anche qua voglio sentire il suo parere. No, io credo che normalmente quando una donna sente una mano sul sedere, io dico in modo fuggevole, diciamo, non in un modo insistito, si gira e dà una sberla oppure fa una scenataccia all'autore, raramente lo porta a giudizio. In questo caso la vicenda è avvenuta in una trasmissione televisiva e quindi in un certo senso era difficilissimo che questa giornalista si sottraesse alla pubblicizzazione del fatto involontaria, nel senso che lei era, mi pare, in collegamento con un altro giornalista e la trasmissione è arrivata probabilmente a migliaia o decine di migliaia o centinaia di migliaia di persone. Non so quanto le partite dell'Empoli interessino. Comunque un certo numero di persone l'ha vista. Quindi non credo che la vicenda sia legata al fatto che la parte offesa è giornalista. La parte offesa giornalista è stata, senza ovviamente la sua volontà, pubblicizzata attraverso la trasmissione e quindi si è sentita in un certo senso costretta a presentare querela contro l'autore. Allora, a questo punto tiriamo in ballo la giornalista, la quale ha dichiarato al Corriere della Sera, non a un giornale qualsiasi: non voglio essere considerata una paladina, ho fatto soltanto il mio dovere di donna e di giornalista. Spero che questa condanna sia di esempio. Spero che finalmente una donna possa essere libera di fare il suo lavoro senza essere molestata. E qua è interessante sentire il suo parere, avvocato.
Secondo me ha fatto un intervento assolutamente apprezzabile, giusto. Diciamo, una notizia del genere che va su tutti i giornali, mi pare, non solo in Italia, credo anche a livello internazionale, è una notizia che mette sul chi va là i toccatori, cioè le persone che approfittano della presenza accanto a loro di una donna che magari in un autobus affollato mettono le mani sul corpo della donna che sta davanti a loro pensando di farla franca perché c'è confusione. Secondo me è un insegnamento e un Quella invito. è proprio molestia aggravata e si può pensare come violenza sessuale, eh? Sempre violenza sessuale, perché toccare anche per un secondo una donna sul seno, sul lato B, per usare un termine così non troppo forte, diciamo, è considerata dalla giurisprudenza, soprattutto della Cassazione, mentre i giudici di primo grado qualche volta tendono a dire che si tratta di molestie, cioè una contravvenzione. Invece la Cassazione dice no, se tu tocchi una donna in una certa zona del corpo, anche diciamo, con un toccamento fugace, tu commetti un reato di violenza sessuale che è stata sintetizzata nell'attuale articolo 609 bis. Poi il giudice Certo. valuterà. Io sono più stupito della condanna a pena pecuniaria. Io dico, il giudice faceva fatica a scendere molto al di sotto di 1 anno e 6 mesi, partendo dalla pena prevista dal codice penale. Però io dico, 10.000 euro per un tocco, più 10.000 euro All'ordine dei giornalisti. Questo mi è sembrata una punizione esagerata, cioè una cosa un po' sì. Io dico, devi condannare, sei costretto a condannare, dai una pena vicina al minimo, basta, devi anche dare una sanzione pecuniaria, dai 500 euro, non lo so, dico io, perché non credo che questa donna, questa giornalista che ha detto poi che i soldi Li non li vuole. darà una onlus per i diritti delle vittime. Fa benissimo, però dico, adesso vediamo, ci sarà anche un appello qui, voglio vedere se questo accetta tutto oppure tenterà di Allora, ottenere la pena, soprattutto di quella pecuniaria. il giudice ha disposto, tra l'altro, la sospensione, qua mi deve chiarire lei, capisco poco, ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinata alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero da seguire, poveretto, in enti che si occupano di assistenza psicologica a condannati per violenza sessuale. Ora, questo Ecco, sì, sembrerebbe un poco esagerato. Lei che esatto. dice? Sì, perché se fosse un toccatore seriale, capisco che ci sia la necessità di tentare una rieducazione, ma di questo signore non sappiamo niente. Non ha precedenti penali, se no non avrebbe avuto la sospensione della pena. Ha fatto un gesto deprecabile, ma Volgare, triste. deprecabile, ma per fortunatamente rapido. Rapido, non ha insistito, e quindi non mi sembra un caso da rieducazione, come se quest'uomo fosse un maniaco. Diciamo, se avessimo elementi che fa ritenere che questo è un maniaco sessuale, lo capisco, ma lì, diciamo, allora non avrebbe avuto la sospensione condizionale. Le pongo un'ultima domanda risposta. Allora, c'è stata una pronuncia che si trova in netto contrasto con quanto successo a questa giornalista. Cioè, c'è stato un giornalista, non diciamo di quale testata, che stava commentando i mondiali ed è stato toccato, diciamo molestato, da una giovane ragazza neozelandese. Nelle medesime modalità, non c'è stata, quindi pacca sul sedere in poche parole, non c'è stata alcuna denuncia, non c'è stata la crocifissione mediatica di cui tutti abbiamo visto, nonostante il fatto fosse uguale. Allora,
il fatto evidentemente di cattivissimo gusto, sia quello per la donna sia quello per il maschio, che differenza porta per la legge? Insomma, pare che vigano sempre due pesi e due misure? No, no, l'articolo del codice non distingue fra uomini e donne. Le violenze sessuali possono essere fatte da, normalmente vengono fatte da uomini nei confronti di donne, però qualche raro caso potrebbe essere quello che lei ha appena citato. Le dico subito, l'uomo di solito per questi gesti non presenta. Non fa denuncia. Certo. Guarda se la ragazza bella, se è bella cerca di attaccare il bottone, se è brutta le dirà come si permette. Ecco, probabilmente questa è la soluzione normale di una vicenda del genere che coinvolga come parte offesa un uomo. Io per esempio se venissi toccato da una donna mi girerei e reagirei in questo modo. Se la donna è una, un soggetto insomma che non mi ispira nessuna simpatia, nessuna attrazione, potrei anche guardarla male e dire che c'è una bella, una giovane, una ventenne, una trentenne, eccetera, eccetera, dico, ma guarda, qua, non vada avanti, avvocato, su questa strada, non vada avanti. Mi ha dato questa occasione, no? Ecco, questa sarebbe... Allora, senta, siamo arrivati alla conclusione, quindi senza nulla togliere, ci mancherebbe altro, alla cafonaggine, alla rozzezza, alla maleducazione, da qualsiasi parte venga e verso qualsiasi persona sia indirizzata, sia soci, che cosa, che lezione, che insegnamento prendiamo comunque da questo fatto giuridico? Ah beh, per gli uomini è un grande insegnamento, nel senso che chiunque abbia letto la notizia su un giornale ha cominciato a pensare, ai ai ai, se dovesse capitare a me un anno e sei mesi, 20 milioni di multa, per carità, serve come deterrente, sicuramente. Io credo, anche se ci sono personaggi, ci sono persone che non resistono alle tentazioni di questo genere e magari approfittando di una situazione particolare, penso sempre a un autobus affollatissimo con tanta gente in piedi, non resistono alla tentazione, se hanno davanti un bel lato B femminile, di tentare di avvicinarsi, di spingere, perché non c'è solo la mano per commettere una violenza sessuale, ci sono anche comportamenti più pesanti. Ecco, credo che sia una sentenza sotto questo profilo, è sicuramente un insegnamento e un deterrente. La ringrazio molto, avvocato Guarienti. Al prossimo caso giudiziario che in qualche modo abbia bisogno della sua saggissima consulenza. A presto. Ringrazio lei, professor Capitini. Arrivederla. Buon lavoro.